Ciao amici di Profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi faccio un altro video della serie I profumi delle dive. Oggi parlo di profumi creati dalle dive. Vi parlerò dei profumi di Katy Perry, perché ne ho quattro e comunque sono tutte e quattro delle fragranze interessanti. Katy Perry, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, una cantante e cantautrice americana che è diventata famosissima in tutto il mondo. Adesso magari la sua carriera è un po' meno luminosa, però è ancora, insomma, una delle star senz'altro più amate del pop. Allora, il primo profumo di cui voglio parlarvi è Indie. In questa confezione bellissima, bianca e nera, molto semplice, rettangolare. Questo profumo è il primo di Katy Perry che ho scoperto e l'ho scoperto grazie a Mauro del canale Mauro i Profumi. Questo profumo appunto è piaciuto moltissimo, ha avuto grande successo, se ne parla moltissimo sul web, sui vari siti, sui vari canali che appunto parlano di profumi, perché è un profumo molto originale, perché è sì floreale e fruttato, ma questo fondo muschiato molto particolare. Vi leggo le note, che sono in testa prugna, tè bianco e bergamotto, nel cuore cedro bianco, mughetto e ciclamino, sul fondo un tripudio di muschi: muschio bianco, muschio nero, muschio egiziano, muschio islandese, fava tonka e ambra. Quindi è un profumo che si apre fruttato e floreale, ma poi quando si asciuga sulla pelle appunto ha questi muschi e questa ambra che si sente, e la fava tonka che è molto dolce, molto morbida, che lasciano questa sensazione sulla pelle veramente molto piacevole. È un profumo che non ha questa scia, questa proiezione. Io infatti all'inizio, quando l'avevo acquistato, tra l'altro in un formato piccolo da 30 ml, poi invece ho deciso di acquistare anche la full size, che è questa, non lo apprezzavo molto, nel senso mi piaceva, però appunto non lo sentivo. Invece però sulla pelle e sui vestiti dà questa sensazione molto piacevole, di pulito, però anche di pulito caldo. Ho letto diverse recensioni che parlano appunto di questa sensazione che dà di svegliarsi accanto a una persona che ha questo profumo di pulito. Addirittura su una recensione avevo letto che si parlava di un sudore pulito. Effettivamente, diciamo, da questa sensazione di pelle pulita. È un profumo che trovo molto caldo, originale, diverso insomma dagli altri, soprattutto appunto nell'asciugatura. Magari l'apertura, che è fruttata floreale, non è così originale, però lascia veramente una buona sensazione sulla pelle. È un profumo, almeno su di me, che senz'altro va riapplicato durante la giornata, non è appunto così intenso, però è proprio piacevole per questo. Indie sta per individuo, individualità, perché appunto ogni persona è diversa dagli altri, è appunto ha le sue caratteristiche di originalità, di unicità. E questo insomma vuole celebrare questo profumo, però accanto a questo, diciamo, vuole celebrare anche l'unione insomma dei vari individui. Infatti insomma questo discorso è stato un po' proseguito col profumo seguente, The Indivisible, che è questa confezione sempre rettangolare. Il liquido è un azzurrino. Vi leggo le note di questo profumo, che si apre con vaniglia, rum, prugna e pepe rosa, nel cuore a cocco, fava tonka e gardenia, sul fondo muschio, sandalo e patchouli. Questo è un profumo che rispetto all'altro è più estivo, più sensuale, ha queste note appunto particolari come rum,
o il cocco che gli dà questa rotondità, perché non è un profumo che sa di cocco, o anche la gardenia che comunque è una nota particolare. Anche questo si fonde molto bene con la pelle e lascia questo alone di pulito. Questo è un pochettino forse più da scia, un pochettino più di proiezione. Direi che è meno originale dell'altro. Se dovessi fare una scelta, preferirei l'Indy. Questo profumo è dell'anno seguente rispetto a Indy, del 2018, nato appunto sulla scia del successo dell'altro profumo. Senz'altro particolare, non di quelli che di solito fanno le pop star, magari molto dolci, molto fruttati, come i primi di Katy Perry, che adesso vi faccio vedere. Allora, uno dei primi profumi che Katy Perry ha lanciato è stato questo, che è Killer Queen, ispirato a una canzone molto amata dalla stessa Katy Perry, dei Queen. E questo profumo è uscito nel 2013, quindi nel pieno boom di Katy Perry, che ha esordito intorno al 2007-2008 con la canzone I Kiss Girl, che ha avuto grandissimo successo, e il 2013 è l'anno della consacrazione del Super Bowl, di Prism, l'album Prism, e del singolo Roar, uno dei video tra l'altro più visti al mondo su YouTube. E questo profumo, appunto, guardate che bella boccetta con questo dégradé, questa coroncina, vuole richiamare un po' uno scettro. Vi leggo le note del profumo, che sono in apertura frutti di bosco, bergamotto e prugna, nel cuore frangipane, gelsomino sambac e celosia, sul fondo patchouli, cashmeran e vaniglia. Questo profumo appunto ha questa nota particolare che non avevo mai sentito, questa celosia. Ho fatto una ricerca, sono delle piante che hanno dei fiori molto belli, che sembrano tipo delle lance, molto colorati. Si trovano anche qua in Italia, sono delle piante che si trovano anche nelle case, anche io ho provato ad averle, perché sono facilmente coltivabili. Non hanno un profumo molto forte, che viene descritto come un profumo speziato. Però questa nota, appunto, la curiosità, che è presente, almeno stando a Fragrantica, soltanto in questo profumo Killer Queen e nel Flanker, di cui non ricordo esattamente il nome, ne hanno fatti due. Questo profumo appunto è molto buono perché è un fruttato gourmand, dolce, senz'altro è molto dolce, però devo dire, l'ho comprato principalmente per la boccetta, però mi piace, da utilizzare d'estate, penso che sia piacevole, oppure secondo me è anche un bel regalo, perché appunto questa boccetta che mi piace molto, appunto, che sembra una gemma preziosa. L'ultimo profumo di Katy Perry che voglio presentarvi è questo Mad Love. Anche questo l'avevo acquistato in un formato da 30 ml, poi mi era piaciuto molto e l'ho acquistato nella versione più grande, da 100. Questo Mad Love è del 2016, è molto fruttato, molto fresco. Ha note in apertura di sorbetto, fragola, mela, pompelmo rosa, nel cuore note floreali, peonia e gelsomino, sul fondo cocco, muschio e sandalo. È un profumo molto fruttato, i fiori direi che non si sentono, poi lascia sulla pelle questa nota vanigliata e cremosa, appunto, di cocco e sandalo. No, la vaniglia non c'è, però è come se si sentisse, magari può essere che sia stata inserita nelle note, perché la vaniglia c'è spessissimo nei profumi, proprio perché arrotonda un pochettino appunto il profumo floreale, il profumo fruttato,
è un elemento insomma molto caratteristico. Questo profumo è molto fresco, molto estivo, anche questa una boccetta bellissima che sembra appunto una pozione d'amore. Questo profumo è del 2016, l'anno prima era uscito un altro profumo che aveva avuto anche questo grande successo, Mad Potion, che ha la boccetta come questa però viola, è un ambrato vanigliato, ho visto che comunque aveva delle note che mi potrebbero piacere, che sono orchidea, vaniglia, mela, peonia e poi la vaniglia che si ripete nel cuore e anche sul fondo. E ho letto delle recensioni molto buone perché è un muschio vanigliato molto piacevole e quindi vedrò se riesco a reperirlo magari su Vinted o anche sui vari siti. Ecco, un'altra cosa di questi profumi è che sono tutti low cost, perché ho visto oggi che costano tutti meno di 10 euro, il 30 ml si trova anche a 5, quindi sono dei prezzi veramente insomma alla portata di tutti. Quindi oggi abbiamo un pochettino proseguito questa idea che comunque era piaciuta dei profumi delle Dive. Ho altri profumi di altre star che voglio presentarvi. Voglio concludere con una frase insomma che è stata utilizzata per il lancio di Indie e di Indivisible, di questi profumi di Katy Perry. Be different, not indifferent. Sii differente, non indifferente. Sii indivisibile, non invisibile. Insieme siamo uno. È un messaggio che appunto è stato lanciato insieme al profumo Indivisible, e appunto vuole celebrare l'unicità di ogni persona, l'importanza che le tante unicità del mondo si uniscano, solo insieme possiamo essere grandi, una forza. È un messaggio che mi piace lanciare, è un periodo che comunque abbiamo vissuto molto difficile, in cui c'è stata questa pandemia, in questo momento c'è ancora questa guerra che è un po' incomprensibile, e quindi questo messaggio mi piace e insomma mi piace anche che sia legato a dei profumi, perché i profumi sì, sono una cosa frivola, danno delle belle sensazioni, delle belle emozioni, ci fanno rivivere dei ricordi, ci fanno sognare, lanciano dei messaggi. In questo caso appunto Katy Perry ha voluto lanciare questo messaggio di individualità e di indivisibilità che unisce le varie individualità, e a volte un po' il profumo è un ponte tra noi e le altre persone. Quante volte magari qualcuno che non conosci ti ferma e ti dice che buon profumo. Io lo faccio spesso, questo messaggio un po' filosofico, però in cui credo molto e cerco di applicarlo anche nella vita, insomma, di essere sempre molto disponibile verso gli altri e ascoltare le altre persone. Penso che sia molto importante avere fiducia anche negli altri, anche negli estranei, perché solo con la fiducia insomma negli altri si può andare avanti, nell'umanità, è molto importante. Bene, vi mando un bacio, vi ringrazio di avermi seguito, se volete appunto commentate, seguitemi su Instagram, qui su YouTube, e vi faccio ciao ciao con la manina, ciao!